Da cosa dipende il carattere? Devo averlo qua. Dall'ambiente, dalla cosa. Dall'ambiente che genera delle condizioni. E delle abitudini. Assolutamente. Sì, carattere uguale abitudini. Sì, già sì. Aristotele. Il nostro carattere è frutto delle nostre abitudini. Per cambiare carattere bisogna cambiare abitudini. Cambiamo. Non va bene. E cambiare un'abitudine è veramente difficile. Se l'avete appena incominciata potete, ma quando, come dicevo all'inizio, vi state scavando la fossa mentre voi imparate a fare una cosa molto bene, perché poi uscire da lì e fare un altro lavoro in maniera diversa è difficile. Dice, ma cazzo, ma perché io devo rinunciare a tutto quello che mi sono fatto un mazzo così per X anni, ho studiato scienze dell'educazione, comunicazione, cioè operatore sociale, no, era dirigente di comunità e vado a fare lo spazzino. Ho investito 30 anni e adesso vado a fare lo spazzino. E sapevo benissimo, ma è cambiato il contesto, ho deciso di faccio una fatica di boia. Io facevo l'informatico fino a 10 anni fa, ho studiato ingegneria e adesso vado a fare formazione nelle risorse umane e coaching. Butto via 10 anni, vero, ci vuole un attimino di coraggio, voglia di mettersi in gioco, da che parte di là, che cosa stavo lasciando, il buono di quello che avevo di là e che cosa stavo lasciando. Quando comincia a fare seriamente un'analisi di questo tipo e dice ok, buono e cattivo, adesso decido, azione massiccia, perché per scardinare un'abitudine io ho l'abitudine, perché ho diventato il mio carattere, di essere abbastanza passivo e remissivo dal punto di vista del sollecito delle fatture ai clienti, perché non l'ho mai fatto o l'ho fatto sempre male, mi sono abituato a farlo così un po' sottotono, perché anch'io un po' che nel suo carattere non amo rompere le maroni alla gente e perché penso che se una fattura c'è va pagata, punto. Però è un approccio mio, so che non dico sbagliato, giusto, è disfunzionale, semplicemente non mi pare, aumento i termini lui. È una mia abitudine comportarmi così e quindi è ormai diventato parte del mio carattere. So che se devo cambiarlo e ci sto lavorando devo farmi un mazzo così, perché se dopo 15 anni l'hai sempre fatto così hai voglia. No, ok, questa roba ti torna? Sì, non ti torna, torna okay. Nel senso che ognuno poi ha il proprio percorso formativo, di vita, ci sono delle caratteristiche caratteriali sviluppate nel corso delle proprie esperienze, sì. E va bene. Però sui due esempi, no? Quando uso loro perché l'hanno messo. Siccome quando io dico a un collega quella roba lì non andava fatta così perché c'è una procedura, oppure c'è un modulo, c'è un processo che andava seguito in quel modo lì. E lui, certo. Io e lui non l'ha fatto. Esatto, per cui non so, devo mandare una mail in cui dico il permesso che hai mandato non va bene. Uh-huh. Invio il modulo grazie della compilazione e gli mandi il nuovo modulo. Perfetto. Cioè, io lo farei così, ma perché comunque è una comunicazione. Poi posso togliermi grazie, cioè della compilazione, eccetera. Però è così. Il baffa, no, cioè nel senso, comunque. Ma il baffa è. No, tu mi dici perché scrivi così, cioè perché. Se non perché credo che. Il baffa è un'educazione, ma. No, certo. No, ok, però. Di regola non però cioè non so come è la mission il buff il non buff è un bonus, no, però nel senso rispetto alla comunicazione, cioè adesso mi sono persa, è vero che ci sono delle caratteristiche nostre, no, che mettono nello stendere il messaggio, però credo che sia dentro nel rispetto del lavoro. Io quando mando un sollecito sulla formazione, sulla compilazione di un questionario, eccetera, ci metto anche il sollecito alla compilazione. Sì. Mi sembra una roba così. Però poi, non so, non scendo in altre cose, in cosa glielo scrivi a fare, e
così che va, cioè nel senso, sto parlando a un collega che posso sollecitare, può essere la prima volta che fa quella roba lì, può essere che glielo, cioè, non so come dire. Cioè, mettergli troppa roba mi sembra di trattarlo deficiente. Convinzione? Oggettiva. Che sia deficiente o oggettiva?